dalle prime dichiarazioni del neo assessore regionale sembra si voglia andare a sviluppare nuovamente il turismo golfistico. La sua idea a questo proposito qual è? Beh, il turismo del golf è uno di quelli turisti previsti, o turismi, o prodotto turistico previsto nel piano strategico del turismo, è sicuramente un prodotto che può essere interessante per destagionalizzare la domanda. Dobbiamo sicuramente però creare una proposta turistica un pochettino più strutturata e organizzata. Probabilmente se si vuole andare in quella linea è necessario costruire o mettere in piedi qualche campo di golf in più, perché c'è un elemento fondamentale: il prodotto turistico, il turismo del golf, una destinazione turistica ha bisogno di almeno 5-6-8 campi da golf su un territorio, perché il turista dal golf non ti viaggia soltanto per giocare un giorno o due giorni, sino che vuole giocare in diversi campi, e su questo dobbiamo fare un ragionamento controproducente e beneficioso, e anche una scelta strategica di sistema. Oristano invece vorrebbe sviluppare il turismo crocieristico. Secondo lei c'è un futuro in questo senso? Beh, il turismo crocieristico ha un problema fondamentale, che in realtà non è turismo, perché non dormono, sono visitatori che arrivano con la nave. Evidentemente il flusso che ti arriva in navi e ti scendono dei turisti eccetera è sicuramente un volano per l'economia commerciale, turistica e di servizi. Diciamo che evidentemente è una opportunità in più sulla quale si deve lavorare, però è fondamentale ragionare sul fatto che ormai non possiamo continuare a affidare la nostra economia territoriale nei diversi territori della Sardegna su uno o due prodotti turistici. Noi dobbiamo ragionare con la logica dei diversi prodotti turistici, dove l'insieme ci darà un'opportunità di mercato importante.